tendenza che si è già continuato a fare con la nuova, con l'elezione della nuova segretaria generale, è sotto gli occhi di tutti e quindi parlarne non serve. L'accenno che serve fare oggi è quello che abbiamo davanti a noi, tempi che non sono semplici, né dal punto di vista della gestione di quello che è il lavoro sindacale, e né, diciamocelo chiaro, dal punto di vista della gestione che la stessa CGIL ha da dover porre in essere. Siamo in una situazione, come sapete tutti, difficile, abbiamo di fronte a noi sfide inedite, perché mai, probabilmente, se non magari ai tempi ancora più difficili di Vittorio, mai la CGIL da quei tempi in poi si è trovata probabilmente in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo. Ma questa CGIL oggi si sta dotando, escludendo il sottoscritto, si sta dotando di una serie di compagni e di compagne che comunque hanno già dimostrato e stanno cominciando a dimostrare capacità di affrontare i problemi, di risolverli in modo da poter consegnare poi alla CGIL un domani a chi verrà dopo di noi. Come dice sempre il nostro segretario regionale, noi qui siamo di passaggio, la prendiamo in prestito, in gestione per un certo periodo la CGIL, e poi la lasceremo a chi verrà dopo di noi. Io spero che quel che mi spetterà nell'ambito della gestione, per il tempo che mi spetterà dovremo fare per quanto riguarda la gestione della Camera del Lavoro, della CGIL, spero di riuscire ad essere, ripeto, in grado di farlo al meglio.